Buongiorno, oggi ci dedicheremo all'esercizio di laboratorio numero 11. Direi come sempre di passare su Eclipse e vedere cosa ci aspetta. Allora, torniamo ad avere tre packages. Il primo package contiene il controllore, il secondo è dedicato al DAO perché questa volta ci servirà nuovamente e il terzo è dedicato al modello. Allora, cerchiamo di capire cosa vogliamo fare. Intanto do un run al main. Ok. Ciò che abbiamo è un'interfaccia grafica che, come sempre, vi presento già implementata perché ricrearla appunto non comporta grande sforzo. Ciò che vogliamo fare è supportare un progettista che ha l'incarico di costruire una diga, quindi deve realizzare un bacino idrico che si inserisce in un fiume. Quindi noi qua potremo selezionare il fiume, dovremo poter avere un autocompletamento, ovvero abbiamo delle misurazioni tramite un database. Di flusso medio, un tot di misurazione, quindi selezionando il fiume, questi campi si devono completare automaticamente. Poi dovremo poter inserire un fattore di scala K, e dopo cercheremo di capire meglio che cos'è. Cliccando su Simula dovremo ottenere i risultati della simulazione. Allora, partiamo cercando di capire qual è il database da cui andiamo a prendere le informazioni e cerchiamo di capire che dati contiene. Allora, c'è una tabella River, molto semplice. Tale tabella è costituita da diversi ID e per ogni ID ovviamente c'è il nome del fiume. E quindi qua abbiamo tutti i fiumi di cui monitoriamo il flusso. Nella tabella flusso, appunto, flow, abbiamo dei un ID per ogni misurazione. La data, il giorno più che altro della misurazione, il flusso e l'indicatore che ci fa capire qual è appunto il fiume a cui ci stiamo riferendo. C'è da tener conto che le date in cui sono state fatte le misurazioni non sono per tutti i fiumi appunto le medesime. Direi che a questo punto possiamo passare su Eclipse e capire un po' come abbiamo implementato questo modello, queste tabelle nel mondo Java. Come sempre dobbiamo riportare questi oggetti in qualcosa che possiamo gestire. Abbiamo una classe River, questa classe ve la presento già implementata appunto perché non c'è nulla di rilevante, il suo ID, il suo nome. Abbiamo poi però un flusso medio e una lista di rilevazione, quindi di rilevazione, scusate, di flussi. Il costruttore semplice col solo ID, più complesso con ID appunto la stringa, niente di che, dei getter, dei setter. Interessante, ovviamente abbiamo anche questa getFlows che ci dà un getter semplicemente di una lista, nulla di che, direi toString hashCode equals, davvero niente di che. Flow, la classe dedicata al flusso. Dobbiamo immagazzinare i dettagli della misurazione, quindi ci serve un local date perché abbiamo il giorno, un flusso che sarà un double e la cosiddetta chiave esterna potremmo dire che è il river a cui appunto la misurazione fa riferimento. Allora, local date, set, qua tutta una serie di setter e getter, un toString. Ciò che ci interessa è il metodo compareTo. Come andiamo a comparare due flussi, dobbiamo poterlo fare, lo facciamo comparando dei. E questo ha senso perché noi dobbiamo avere poi una lista ordinata di eventi, e gli eventi saranno in questo caso i flussi, e dobbiamo appunto andare in ordine cronologico, altrimenti non ha senso. Bene, direi che fino a qua ci siamo. Abbiamo un'altra classe nel modello che si chiama Simulation Result, che semplicemente è la classe che ci rappresenta ciò che vogliamo ottenere dalla simulazione. Abbiamo un average di sì e un numero di giorni, perché dobbiamo andare a misurare appunto una capacità media e il numero di giorni critici in qualche modo. A questo punto la classe è davvero, anche questa è molto semplice, il costruttore dei getter e dei setter. Passiamo al DAO. Vado in fretta perché queste sono tutte cose che ormai sappiamo fare. Reverse DAO.
ci serve lavorare col database. Quindi cosa ci serve in particolare? Ci servono tutti i fiumi, e quindi abbiamo un get all rivers, una query semplicissima. Ci basiamo sempre su dbconnect, più che altro per farvi passo dbconnect, lo dico appunto per farvi passo, usiamo questa classe, così riusciamo a implementare il concetto di connection pooling. Poi qua clicchiamo semplicemente sulle sui risultati, chiudiamo la connessione, solite cose. GetFlows ci ritorna invece tutte le misurazioni dato un river. Qua dentro il parametro esterno, come sempre, qua abbiamo punto di domanda e qua andiamo a evitare SQL injection. Facciamo un collection sort appunto di flow, di flows, proprio per ordinarli nel modo corretto. E poi per il river corrispondente andiamo a settare tutte le misurazioni. Direi che fino qua nulla da dire. Come sempre, una classe di test, questa volta non ha senso che vada a commentarla. Dedichiamoci a ciò che è più importante, al modello. Allora, abbiamo una lista di rivers. Poi l'ho già anticipato, quali sono gli eventi? In questo caso gli eventi della nostra simulazione saranno appunto le misurazioni, i flow. Quindi dobbiamo crearci una priority queue, come già abbiamo fatto nello scorso laboratorio, di appunto flow. Il modello, come sempre, ci basiamo su rivers DAO. Andiamo a prenderci tutti i fiumi e per ogni fiume chiediamo di fare get flows di river al suo interno. Setteremo quindi get flows al suo interno, va a settare tutti i rilevamenti di river. A questo punto partiamo a sviluppare insieme. Qua c'è un get rivers, ovviamente ritorniamo rivers, partiamo a sviluppare qualcosa. Allora, il primo metodo che andremo a sviluppare è get start date, tanto per appunto scaldarci. Quindi se il rivers punto get flows is empty, ovvero se non è vero ciò, allora possiamo ritornare rivers river get flows punto get zero punto get day e siamo a posto. Perché siamo a posto? È già la start date? Sì, perché i nostri flows sono già ordinati e quindi tutto molto semplice. Analogamente possiamo fare il ragionamento qua sotto: se non è vero che river.get flows.isempty, allora cosa facciamo? Ritorniamo river.get flows. Get, qua dobbiamo impegnarci un minimo di più, ma direi nulla di impegnativo. Get flows punto size meno 1 e poi prendiamo il giorno. Get. Ok, e fino a qua direi nessun tipo di problema. Un altro getter sempre facilissimo: get numero di misure, di misurazioni meglio, quindi river punto get flows punto size. Ok, adesso dobbiamo prendere fmed, ovvero il flusso medio. Di nuovo partiamo da un double perché ci serve la media. Cosa facciamo? Andiamo a ciclare, mettiamolo come si deve, e qua c'era un punto e virgola. Quindi flow f river.get flows, a questo punto andiamo a fare average più uguale f.get flow. Chiaramente alla fine l'average sarà
sua grandezza, size. Ok, abbiamo preso average, abbiamo scritto questa cosa in code per dire ovviamente average diviso la sua grandezza. River.set flow average a average. A questo punto possiamo ritornare average. E direi che fino qua tutto bene. Adesso inizia la parte un pochettino più divertente, ovvero dobbiamo occuparci della nostra simulazione. Per prima cosa ci serve inizializzare la coda degli eventi, quindi inizializzo la coda. Quindi this.queue uguale a new priority. Queue di che cosa? Vogliamo una coda di flow e qua siamo a posto. Poi this.queue andiamo ad aggiungere una collection, in questo caso che cosa? Tutte le misurazioni relative a un dato fiume. Ok, e fino a qua ci siamo. A questo punto ci serve una lista, una collezione di double, perché dovremo ci serviranno le capacità. Quindi partiamo con new array list dei double. Ce la posso fare. Ok, a questo punto abbiamo una capacità massima che è Q. Allora dobbiamo sfruttare il flusso medio, scusate, quindi potremmo fare K per 30 per, e adesso vi spiego cosa sto facendo, M3 secondi to M3 day, spero di averlo scritto giusto, di che cosa? Di river.getFlowAverage. Sicuramente ci sarà qualcosa di sbagliato. No, forse non mi è andata bene. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolarci la quantità totale. Come facciamo? Possiamo partire dall'average dei flussi, delle misurazioni, che però ricordiamo è espresso in metri cubi al secondo. Quindi con questa funzione che andremo a scrivere convertiamo da metri cubi al secondo a metri cubi al giorno. Una volta che abbiamo una quantità espressa in metri cubi al giorno, possiamo moltiplicarlo per 30, che diciamo essere i giorni del mese, per un K. E questo K va a indicarci la porzione di mese a flusso medio che il bacino quindi può contenere prima di riempirsi. La condizione iniziale qual è? La condizione iniziale è che C è uguale a Q mezzi. Quindi metà bacino è pieno. Io direi di andare subito, prima che ci dimentichiamo, a scrivere questa funzione per convertire da metri cubi al secondo a metri cubi al giorno, che non rappresenta nessuna difficoltà, però non vorrei dimenticarmene. Ovviamente 60 per 60 per 24. E quindi 60 secondi, 60 minuti, un'ora, 24 ore per fare il giorno. Analogamente abbiamo una funzione per fare il passaggio opposto che possiamo già scrivere adesso, e che ovviamente prenderà l'input, lo dividerà per 60, lo dividerà per 60, lo dividerà per 24. E questo è. Ora, cosa ci serve? Ci serve un altro double che è il flusso in uscita minimo. Allora convertiamo come sempre M3 sec to M3 day, spero di nuovo sia tutto corretto. Qua ci è stato detto che è 0.8 per river.get flow average. Ok. A questo punto, numero di giorni critici per ora, ovviamente a inizio simulazione, non ce ne sono. Possiamo
fare una stampa, questo lo possiamo fare per noi, out. ln ecco due punti e ci facciamo stampare più. Ok, flow, definiamocelo qua e adesso iniziamo a giocare con la simulazione. Quindi dobbiamo andare avanti con la simulazione fino a quando? Beh, intanto prendiamoci flow uguale a this.q punto fall. Una volta che ce l'abbiamo, fin quando abbiamo qualcosa vorrà dire che ci saranno degli eventi, e se ci sono degli eventi vuol dire che la simulazione, scusate, non è finita. Possiamo a questo punto, sempre per motivi di debug, fare un println date, dovessimo sbagliare qualcosa ci può aiutare. Ok, adesso fout è ciò che ci dobbiamo è ciò che dobbiamo capire. Fout normalmente diciamo che è fout min. Partiamo con questa con quest'idea, però noi sappiamo che c'è il 5% di possibilità che fout sia 10 volte fout min. Quindi dobbiamo dotare di una certa randomicità la soluzione, la simulazione, perché solo così può rappresentare meglio ciò che avviene realmente. Quindi mathrandom, se ciò, questo numero tra 0 e 1 è maggiore di 0,95, altro modo per esprimere il 5% di possibilità, f out è uguale a 10 volte f out. E questo può succedere appunto perché magari il tempo in cui c'è bisogno per i campi di tanta acqua, quindi avremo un flusso in uscita ampio. Out.ln, questo 10 per f out min. Così abbiamo traccia di quando ciò succede. Possiamo aggiungere altre stampe, ma direi che ne abbiamo sufficienza. Cosa dobbiamo fare a questo punto? Dobbiamo aggiungere fin a c, perché ovviamente la situazione, seppur sia partita da q mezzi, non rimarrà a q mezzi. Quindi convertiamo m3 al secondo a m3 al giorno di flow.getFlow. Ok. A questo punto dobbiamo iniziare a farci delle domande. Una situazione può essere che C sia diventato maggiore di Q e ciò non va bene. E quindi cosa succede? Abbiamo l'evento che appunto abbiamo chiamato tracimazione. E quindi la quantità in più che abbiamo esce. Quindi cosa risulterà? Che C rimane uguale a Q, perché più di così non può essere. Se il bacino è pieno, l'alza la quantità in eccesso la perderemo, ma sicuramente non va a sommarsi alla quantità, al volume che c'è nella diga, perché non ci sta. Se C è minore di F out, questo è un altro caso, qua ho scritto una cosa che non ha senso, questo è un altro caso plausibile. Quindi non riesco a garantire la quantità minima. Cosa succede? È un giorno critico, quindi number of days più più. A questo punto C è uguale a 0, perché sotto 0 di nuovo non può scendere. Else. Cosa succede? Faccio uscire la quantità giornaliera e quindi ci toglierò F out. Posso farlo perché ce n'è a sufficienza. A questo punto la logica è stata implementata, ciò che ci manca è aggiungere in capacity
però calcolarci la media della capacità. Quindi a questo punto ci serve un double average, questo è il risultato che ci interessa. Cicliamo, ormai il grosso del lavoro è fatto. Un double di 2 punti in capacity. Cosa dobbiamo fare? Aggiornare, quindi C A di G più uguale D. A questo punto, come sempre, dividiamo di G diviso uguale. Possiamo anche scriverlo per lungo questa volta, C A G diviso capacity punto size. Ok, ciò che volevamo l'abbiamo ottenuto, e a questo punto new simulation result, ritorneremo ciò che contiene C average e il numero di giorni critici. Ok, ho scritto qualcosa di sbagliato. Number of days ovviamente non l'ho scritto così, ma scritto così. Ci siamo, gli ultimi 2 metodi li abbiamo implementati. Direi che possiamo passare a vedere il controllore. Il controllore ve lo presento già implementato, quindi è per questo anche che non faccio test sul modello, perché avremo direttamente modo di vedere se i metodi vanno runnando l'applicazione. A questo punto vediamo quali sono i metodi del controllore. Abbiamo un doSimula. Che cosa dobbiamo fare? Prendere il testo dell'utente, parsificarlo in double. Potremmo avere delle eccezioni, quindi in questo caso devi inserire un valore numerico per il fattore K, sarà ciò che viene presentato all'utente. Il numero di giorni critici viene settato perché simuliamo, e quindi abbiamo SR che contiene tutto ciò che vogliamo, quindi stampiamo i numeri critici. Occupazione media del bacino. A questo punto, dato che i numeri saranno grandi, ho fatto un cast ad int, e ovviamente l'unità di misura sarà metri cubi, e la simulazione poi viene terminata. L'altro metodo, setData, che è quello collegato al combo box, è il metodo che si occupa del completamento automatico, per così dire, ovvero se il valore che prendiamo dal box river, che chiamiamo new value, è diverso da nulla, allora andiamo a scrivere nella startDate lo startDate basandoci sul modello, e quindi sul metodo getStartDate, getEndDate. Poi andremo a scrivere il numero di misure, prendendo get numero di misure, e settiamo anche il flusso medio, però nulla di così complesso nel modello. Ovviamente nel set model andiamo a aggiungere tutti i rivers. Direi che possiamo testare l'applicazione. Andiamo nel main e così ci accorgiamo anche se abbiamo fatto degli errori, spero di no. Ok, scegliamo un fiume, il terzo, prima data, ultima data, quindi abbiamo misurazioni, 1460 misurazioni dal 1988 al 1991, numero di misura, appunto, flusso medio. Inseriamo un fattore di scala, 0.3, simuliamo, numero di giorni critici, 1048, occupazione media del bacino, questa qua, ok. Ovviamente, simulando più volte, il numero di giorni critici cambia. Possiamo andare poi, ovviamente questo è quello che farà il progettista per farsi delle domande, per capire cosa deve fare. Aumentiamo il fattore di scala, adesso con 0.3 eravamo intorno ai 1000 giorni critici. Se noi andiamo a 0.7, il numero di giorni critici diminuisce leggermente, saliamo a 0.9, siamo sempre per di là, andiamo a aumentare, ovviamente riusciamo a scendere. Chiaramente, giocando con questo parametro, abbiamo un numero di giorni critici diversi. Chiaramente poi starà il progettista a capire dove può variare questo fattore di scala e cosa comporta variarlo. Direi che per quanto ci riguarda abbiamo terminato. La difficoltà in questo laboratorio è stata di mettere insieme tutti i vari elementi.
quindi dall'interrogazione al database, alla creazione appunto della simulazione, alla gestione dell'input. Diciamo che avevamo tanti elementi, nel complesso singolarmente non così complicati, però erano da gestire appunto tutti insieme. Direi che abbiamo terminato, al prossimo laboratorio.